ci collegheremo con il direttore di Tutto Sport Paolo De Paolo, analizzeremo un po' diversi aspetti di questi giorni caotici della Juventus. Innanzitutto è arrivata la vittoria dopo parecchio tempo e dobbiamo dire finalmente. Siamo felici perché i tre punti importanti. Dobbiamo dire finalmente è arrivata una vittoria, credo l'avessero attesa più di tutti i giocatori, oltre naturalmente alla dirigenza, alla squadra e ai tifosi che hanno sofferto tantissimo in queste settimane. Sono state settimane molto dure, settimane nelle quali non si riusciva a vedere una via di fuga, non si riusciva a vedere la luce in fondo al tunnel, nonostante l'impegno di tanti, di molti, nonostante scelte molto dolorose come l'uscita di Ciro Ferrara, nonostante il grande impegno di tutta la struttura per vedere di arrivare a un risultato. È stato un risultato voluto, ma come questo risultato ne servono molti altri. Sono stati commessi sicuramente degli errori in questo ultimo periodo. Io credo che ci siano stati, sì, degli errori, con piena buona volontà di tutti e con piena buona fede di tutti, però sicuramente degli errori ci sono, perché quando una squadra come la Juventus perde così tante partite in un così breve periodo, è chiaro che l'analisi non può che essere qualche volta spietata. E credo che, così come quando si vince tutte le componenti abbiano dei loro meriti, anche quelle più recondite, così quando si perde tutte le componenti hanno dei limiti. Sì, sicuramente. Ci colleghiamo, come preannunciato, con la redazione di Tutto Sport, dove c'è ovviamente il direttore Paolo De Paola. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti, saluto l'onorevole. Anch'io saluto Paolo De Paola con molto affetto e con molta stima. Dunque, direttore, una settimana calda per la Juventus, voglio trattare diversi argomenti con voi oggi pomeriggio. Innanzitutto, lei ha scritto un articolo molto interessante un paio di giorni fa su questi attacchi subiti dalla Juventus in maniera trasversale, un po' da tutte le parti, dove ci giravamo dopo la partita con il Genoa, fioccavano accuse sui giocatori, sulla scorrettezza, sul solito discorso legato agli arbitri. Lei è stato molto chiaro, ognuno pensi a guardare prima in casa sua con l'editoriale, appunto, che devo dire ha suscitato un grande interesse. Ma sì, più che altro era un invito a guardare prima gli errori che hanno favorito le proprie squadre, insomma. Sentì parlare l'Inter della Juventus, che non era direttamente implicata nella partita, ma c'era il Genoa, ha fatto un pochettino sorridere, devo dire la verità, perché insomma fa parte ormai di una strategia chiara e tonda che mette in atto l'Inter attraverso il suo allenatore, poi c'è l'intervento dell'amministratore delegato che rincara la dose, poi c'è l'intervento del presidente che smorza tutto. Prendiamo atto che forse un nuovo modo di fare comunicazione permette, che è quello di mettere le mani avanti e poi tirarle improvvisamente una volta che diciamo si è urlata alla luna. Questo, ecco, a noi fa sospettare che probabilmente in passato si è accusata con veemenza e con un giustizialismo inaudito solo una società, che è stata la Juventus, che ha pagato carissimo di fronte ad altre che invece non hanno pagato, e forse quel sistema coinvolgeva ancora altre squadre o altre società. Ma insomma, questo mi limiterei nel pensiero, perché vorrei aspettare prima il processo di Napoli prima di pronunciarmi definitivamente su una cosa del genere. Però ecco, di sicuro questo è un modo un pochettino antipatico di porsi, soprattutto da parte di chi ha vinto uno scudetto a tavolino e ha una grandissima supremazia sul campo e anche economica. Insomma, avanzare questi sospetti non è bello, soprattutto poi se si va a guardare in casa d'altri, non si guarda i vantaggi che noi abbiamo elencato puntualmente, ma erano solo quelli più eclatanti, che hanno avuto in queste ultime stagioni. Quindi io dico, gli arbitri sbagliano, abbiamo più volte pubblicato delle classifiche di errori che hanno bene o male toccato un po' tutte le squadre, alcune in maniera clamorosa, altre meno, ma insomma bene o male tutte le squadre. Quindi se ognuno guardasse in casa propria non farebbe male. Se invece va apposta a fomentare la polemica per dimostrarsi, non si sa bene perché, in nome di che cosa, superiori, sbaglia, perché a quel punto, ecco, un giornale serio allora fa notare diciamo che non è proprio così. Quando si parla di lealtà o di mancanza di lealtà, e qui vengo al Genoa, insomma, anche lì bisognerebbe guardare prima in casa propria, se è proprio il termine più conveniente da usare.
lealtà. Sì. Maurizio, cosa ne pensi? Ma io penso che tutti ormai abbiano percepito in maniera molto precisa che a grandi società, Inter, Milan, Roma, faccia solo piacere sperare in una Juve che scompare dal panorama nazionale, e si muovono in questa direzione con tutti i loro mezzi, soprattutto con le parole e forse non solo con le parole. Ma questo è un discorso che, se è comprensibile dal punto di vista tecnico-sportivo, non è comprensibile da altri punti di vista. Giustamente il direttore De Paola ha citato la vicenda non ancora sopita di Calciopoli e quant'altro, il prezzo che la Juve ha pagato in maniera ingiustificata, probabilmente rispetto ad illeciti che anche altre società avevano compiuto o potevano essere accusate di aver compiuto. Insomma, c'è stato un percorso abbastanza delicato, abbastanza difficile, che forse non è stato approfondito fino in fondo, e nel momento in cui questo percorso ha cominciato a vedere la luce attraverso le iniziative della giustizia ordinaria, che ha un maggior approfondimento di carattere tecnico, di carattere probatorio, allora sono venute crollando accuse importanti. Il processo di Roma ha identificato in maniera molto precisa che di fatto non c'era, si può dire, niente di quello che era il castello accusatorio. È rimasta una sciocchezza a carico di Moggi che può uscire tranquillamente nel seguito della vicenda, ma che comunque non influiva su quella che era l'attività come dirigente della Juventus, e credo che anche il processo di Napoli potrà sgomberare il campo da molti equivoci che fino ad oggi sono stati costruiti attorno al comportamento della Juventus. Il direttore ha citato l'ultimo esempio, Genoa a Torino, Juventus che vince sì con un rigore che in televisione è apparso certamente inesistente, perché il fallo era avvenuto fuori dell'area, però è altrettanto chiaro che nessun giocatore del Genoa ha protestato, che l'azione era talmente veloce che poteva sfuggire con tutta tranquillità all'occhio anche più attento dei protagonisti sul campo. Non vedo perché costruirne un castello accusatorio in maniera ingiustificata, parlando di slealtà nei confronti di un giocatore che ha dato straordinari esempi di realtà come Del Piero, e soprattutto non vedo che cosa c'entri l'Inter in questo tipo di polemica, perché è una società che dovrebbe pensare solo ai fatti suoi, vinca sul campo, vinca pensando ai vantaggi che qualche volta ha avuto anch'essa sul campo, perché la legge dello sport, del calcio, qualche volta identifica i momenti positivi, i momenti negativi, anche attraverso degli errori arbitrali che sono una componente indispensabile del gioco, intanto che il gioco sarà fatto tra uomini e diretto da uomini. Direttore, qualche tifoso si lamenta perché la Juventus alcune volte dovrebbe reagire con più forza, parlo di Juventus e società, a certe accuse. Bettega, devo dire che non ha perso tempo. No, né Bettega né Secco, insomma, entrambi hanno risposto sui due fronti, però concordo, insomma, guardate, in medesima cerco un pochettino di capire, perché anche a noi arrivano numerose mail, arrivano dei messaggi, insomma, di richiesta proprio di scendere in campo in certe situazioni. Il tifoso juventino non ne può più, e devo dire che ha ragione, insomma, non voglio fare del facile populismo, ma c'è un eccesso nei confronti della tifoseria juventina. Direttore, mi consenta un attimo, ha letto le dichiarazioni di Baraldi? Cioè, insomma, ne abbiamo fatto oggetto di un fondo all'interno del giornale. Ha seguito un po' la vicenda, ecco, anche quello un po' mi ha lasciato perplesso questo comportamento. Ne abbiamo fatto oggetto di una testata, oggi sul giornale a pagina 4 c'è appunto Baraldi, l'anti-Juve. Insomma, una persona che consiglia tra virgolette minaccia ai tifosi della Juventus di non presentarsi al Dall'Ara, di non presentarsi allo stadio. Beh, insomma, veramente abbiamo superato ogni limite, ma io insomma dico, lasciamoli un po' in pace i tifosi della Juve, che guardate, anche da quello che sta succedendo a Napoli, io non voglio insistere su questo, ma insomma ci fa strada sempre più l'ipotesi che ci sia stato veramente non giustizia ma giustizialismo, e che probabilmente in una certa epoca del calcio in Italia ci sia stato un sistema conosciuto da tutte le società, e all'interno di quel sistema ci si muoveva. Non c'è stato un padrone assoluto della vaporiera che poi ha gestito contro gli altri, c'è stato probabilmente un sistema
insomma, nessuno può sentirsi realmente fuori o esente da colpe.